Bella, bella, una vittoria bella. L'aspettavamo, l'aspettavo. Bella. Non ho altri termini più elaborati per descrivere questa emozione per adesso. Poi dopo ci dormo su, bevo un po' di champagne, vedremo. Però ci voleva, perché lì la scimmia lì è che si arriva. Allora, prima è che non si riusciva a dare continuità, questa squadra perdeva sempre un sacco di partite, un po' così durante l'anno. Era importante andare, stare primi con continuità e dare regolarità di risultati. Primi regular season da un anno e mezzo, però manca sempre la vittoria, poi si arriva a Roma e non si vede il Papa. Abbiamo visto il Papa oggi, va bene così. Quanto può dare spinta in più questa vittoria per poi per proseguire per il campionato? Non lo so, ci fa godere molto, non lo so, non lo so, io non le so queste cose. Intanto non le so. Adesso. Sì, godo adesso, mercoledì c'è ancora Resovia, quindi in Champions League, se domenica andiamo a Perugia. Quindi immaginatevi voi quanto posso riposare la testa, però va bene. Ah, stasera godiamo alla grande, alla grande. Sei uno specialista di Coppa Italia, ne avevi due di A2, adesso ne hai anche uno di A1. Beh, questa è una figata davvero, eh. Strepitosa, strepitosa. C'è una dedica a Chicco particolare? Ah, la dedica... Io faccio fatica, la mia famiglia, mia moglie, mia figlia, non ci sono mai, davvero non ci sono mai. È 3 anni che passo da casa molto meno di un qualsiasi ospite. Perché tra estate e inverno, insomma, è stata... E loro chiaramente... a loro va, la mia famiglia... e poi a tutte le persone che mi hanno dato fiducia... Perché chiaramente se io sono qua lo devo a loro, ma la dedica principale va a questi giocatori, questi ragazzi strepitosi, ragazzi disponibili a stare in panchina quando giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra senza creare un problema, allenandosi con competitività per convincermi a cambiare l'uno al posto dell'altro. E va bene, a loro, è tutta loro, loro mi hanno portato qui e adesso loro mi portano in braccio sul podio. Idealmente, perché chi vince sono loro, chi dice diverso o è troppo egocentrico o sogna, non è così. Noi dobbiamo dargli gli strumenti perché loro esprimano quello che sono in grado di dare. Stasera l'hanno fatto. Chicco, l'adrenalina adesso ti porta sicuramente a gioire tantissimo. Questa medaglia d'oro, questa coppa e l'argento di Rio, che differenze ci sono? No, Luca, non lo so. Godo molto. Sento che c'ho l'allenatore più forte in assoluto. Posso interagire? Grazie. Un allenatore che le fa lui le interviste. È fortissimo. Grazie.